Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video di cucina. Con oggi inauguriamo una nuova serie di video insieme ai nostri amici di Weber che ci porterà passo passo a conoscere tutti insieme l'universo e il mondo del barbecue americano, ben diverso dal mondo delle grigliate all'italiana. Nel primo video ho deciso di proporvi una semplicissima ma veramente ottima salsa di melanzane e aglio arrostiti. Quindi ecco come abbiamo fatto. Per questa ricetta useremo melanzane, basilico, aglio, olio, sale e pepe se vi piace. La cottura avverrà utilizzando il barbecue Weber Master Touch diametro 57 cm. Per prima cosa riempiamo 3 quarti della ciminiera Weber con le bricchette e le lasciamo accendere in circa 20 minuti. Nel frattempo ci occupiamo dell'aglio, dal quale estraiamo 3 spicchi che peliamo e puliamo eliminando le 2 estremità. Inseriamo gli spicchi puliti in un cartoccio di stagnola in cui facciamo cadere qualche goccia d'olio d'oliva e poi chiudiamo saldamente. Una volta pronte, sistemiamo le bricchette in un lato del barbecue e posizioniamo le 2 melanzane a diretto contatto con il calore e il cartoccio con l'aglio poco distante dalla brace. A questo punto chiudiamo il coperchio e sistemiamo le ventole di uscita e di entrata dell'aria aperte a metà per stabilizzare la temperatura di cottura a circa 200 gradi. Passati i primi 20 minuti possiamo togliere l'aglio, ma non prima di aver verificato che la cottura proceda bene anche e soprattutto sulla parte superiore della melanzana, grazie al calore indiretto fornito dalla chiusura del coperchio. Dopo altri 5 minuti possiamo togliere anche le melanzane riponendole a intiepidire in una teglia e chiudendo le ventole del barbecue per far sì che il carbone rimasto si spenga e si preservi per la prossima cottura evitando tutti gli sprechi. A questo punto, molto facilmente, possiamo aprire la melanzana sollevando la pelle dalla parte non bruciata ed estrarre la polpa perfettamente cotta e umida rimasta al suo interno. Il contatto diretto con la brace, infatti, ha carbonizzato solo la pelle esterna, diffondendo alla polpa un lieve sentore di brace ma senza intaccarla, rendendo speciale il gusto della nostra salsa. Aggiungiamo poi alle melanzane anche l'aglio, diventato morbidissimo, il basilico, un po' di sale e un filo d'olio e lo frulliamo con un mixer a immersione rendendo il composto liquido e allo stesso tempo cremoso. A piacere potete anche aggiungere un po' di pepe o altre spezie che più vi piacciono. A
Allora ragazzi, come avete potuto vedere questa ricetta è veramente molto facile, ma vi posso garantire che il risultato è assicurato. Praticamente non vi potete sbagliare. Grazie al coperchio del Weber abbiamo potuto creare una camera di cottura delle melanzane che hanno potuto bruciarsi di fatto alla parte inferiore, quella che era appoggiata al carbone, però hanno potuto cuocersi in modo regolare, tranquillo, come se fossero state in forno, grazie appunto alla camera del barbecue che abbiamo impostato a circa 200 gradi, e quindi non abbiamo bruciato la parte di sotto e lasciato cruda la parte di sopra, ma abbiamo cotto in modo uniforme la melanzana senza tagliarle, quindi lasciando tutta la sua umidità all'interno, che abbiamo utilizzato per creare questa salsa insieme all'aglio. Anche questo si è cotto grazie alla stagnola in modo tranquillo, senza brustolirsi troppo, è diventato praticamente già una pappetta da solo ed è stato facilissimo mischiarle insieme a un po' di olio e un po' di basilico per dargli il giusto aroma. Ragazzi, provateci perché è veramente facilissima, ma non ve ne pentirete. Questa salsa la potete usare in tantissimi modi, per accompagnare la carne, per accompagnare il pesce, anche da sola su dei crostini con magari del formaggio fuso, che potete finire anche questi nel barbecue con il coperchio chiuso, quindi non ve ne pentirete, sono sicuro. Fatemi quindi sapere cosa ne pensate. Se non fate parte ancora di questa famiglia, iscrivetevi al canale per i prossimi video, e se vi è piaciuto questo, mettete mi piace, mi raccomando. Ci vediamo presto.